Nel 96 erano 12 anni che il quartiere non vinceva e fu il direttore Paolo Pratesi, insieme al consiglio, insieme ad alcuni consiglieri, ebbero l'intuito o il pensiero di portare un cielo alla Madonna a vedere se faceva il miracolo di ritornare alla vittoria dopo 12 anni. E questa cosa per fortuna avvenne. È tornato al quartiere di Porta Santo Spirito il cero del 1996. Era infatti il primo settembre quando i gialloblu vinsero la Lancia d'Oro, interrompendo così un digiuno lungo 12 anni, grazie ai due giostratori dell'epoca, Gianni Vignoli e Pier Giovanni Capacci. Feci 4. Compagno? Fece 3, ma ruppe la lancia e quindi con 6 punti lui e 4 io, 10 punti vincemmo la lancia. Io ero il suo allenatore fin da piccino, pertanto è una vittoria che un pochino mi appartiene anche. A realizzare il cero dedicato alla Madonna del Conforto e custodito sino ad adesso in Duomo, l'artista Rita Rossella Ciani. Questo è stato il primo cero dedicato alla giostra del Saraceno, dedicato al quartiere e soprattutto per la giostra. Dal gennaio dell'anno successivo, 1997, il Comune ha istituito la cerimonia dei ceri a Beato Gregorio X, in cui si portano i ceri, e tra l'altro sempre fatti da questa artista senese Rita Rossella Ciani. E niente, però sono dimensioni più piccole. Questo purtroppo si è rotto, Don Alvaro ce l'ha riregalato, e a quel punto mi è venuto a mente a me di fare una specie di festa, diciamo, cioè questo ritorno, celebrare questo ritorno del cero al museo, invitare tutti quelli che sono i fantini, i quartieristi dell'epoca, i consiglieri, il rettore, il capitano, chi ha vissuto quel famoso primo settembre 1996, e come vedete la sala è piena, è successo, veramente sono orgoglioso di questa cosa.